Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo showcase. Ringraziamo il Ticket dell'Adventure per questo video, perché oggi andremo a giocare il nuovo Buon di colore rosso. Allora, ho già letto parecchie critiche su questo personaggio, soprattutto per via delle statistiche troppo basse. E in effetti non posso dire il contrario, e considerate che questo showcase sarà a 2 stelle, infatti guardate qui che roba, statistiche davvero pessime. Detto questo, lo giocheremo in un powerful opponent, persino Zenkai benciato da Selle Rosso. Come sempre, gli equipaggiamenti per i regeneration non li ho mai farmati, vi scriverò quelli corretti sotto nei commenti. Detto questo, andiamo subito in PvP. Ok, siamo contro un God Ki molto tranquillo, Vados e Blue Boys e Vegeta Free to Play di colore blu. Infatti Buon non ha scusanti per non performare in questo game, anche a discapito delle sue 2 stelle. Allora, iniziamo subito a tirare proprio una combo con il nostro Buon. Diamo la verde che ci pesca una Blast, così di conseguenza attiviamo anche il Draw sulle Blast. È la stessa meccanica di Vegito Blu, però appunto in modalità ranged, possiamo chiamarla così. I danni ok, diciamo ok. Voglio anche provare la special che ha il feint, ma voglio testare i danni più che altro. Va bene, qui mi prendo la combo purtroppo. Ecco, quando uscirà Cell IL, il free to play, che è anche un supporto per i ranged, potrei riportare questo team effettivamente, magari con Kid Buu sicuro e poi come terzo proprio Buon, oppure un bel blu yellow, vabbè poi vedremo. Comunque quel Cell sembra carino, ne parleremo mercoledì quando uscirà, ma sembra carino. Allora entriamo in combo e vi ricordo che Buon per le prime 2 volte ha il colore neutro all'entrata, anche questa è una bella chicca nel kit, sarò sincero. Qui riusciamo a tirare la special? Ok. Allora, vorrei dire di averlo fatto apposta, nobiltà di animo, tipo sparring, ma in realtà no, volevo tirare la pallina bait per farlo schivare subito, e invece l'ho risvegliato dal feint. Per fortuna che è morto subito, comunque ho visto davvero tanti danni con la special move, e questo mi piace, visto che, vi ricordo, è solamente a 2 stelline. Allora, qui tiriamo la verde, ok, possiamo schivare e a rientrare in combo. Eccoci qua. Possiamo tornare a pescare le nostre 240 blast. Anche Vados è morta. Rimane solo il Vegetozzo. Anche se non abbiamo più il colore A, cioè il colore neutro. Ma abbiamo ugualmente i danni sufficienti per finire il game. GG. Ok, ora siamo contro un team sicuramente più serio, Vegito Ultra, Vegito Blue Zenkai e Goku Mugi. Questa lineup l'ho vista un po' come alternativa a tutti coloro che non hanno Vegeta Ultra. Ci piazzate Vegito e tanto il team funziona uguale, anzi va una meraviglia. Allora, qui purtroppo non abbiamo né un verde né un tank, l'unico che può tankare qualcosina è Tapion. Sia Kid Buu che Buon sono abbastanza fragili, in particolare Buon. Infatti, vabbè, lasciando che le mie 2 stelle, quindi le difese non sono contemplate, possiamo solo testare i danni. Però ve l'ho detto, quando uscirà dal Tier Future Red, sto Buon secondo me soffrirà parecchio. Ah, peccato, non ha schivato, cioè vedete ragazzi, questo colore a sfavore me lo stava squagliando. Ok, questa ultimate vuol dire addio Tapion. Semplicemente. Inizia male. Qui poi i danni alla morte sono davvero pochi perché il Mugi è di colore rosso. Buon è anche stato mezzo squagliato. La vedo un po' malino, però vediamo. Ok, questa in realtà è una buona opportunità. Se lo prendo di ultimate è morto. Niente saltino. Saltino. Saltino, saltino, molto bene. Questo Mugi adesso dovrebbe. Madonna mia, overkill totale. Ok, bravo Kiddo. Qui andiamo anche in combo perché la special è lenta.
Allora, in teoria potrei anche mettere buone perché ha il colore neutro e con la main si pesca la special. Quindi cerchiamo di prendere la kill in questo modo, vediamo. Peccato, peccato che i danni non mi sono dispiaciuti così tanto. Ultimate in mano, e adesso sarà un po' rischioso andare di blast, di strike. Eh sì, giochiamo un po' con il float perché qui è tutto rischioso. Molto bene, bene, benissimo. È stato un bel float, bravo Kine. Una pacca sulla spalla. E ora dobbiamo ammazzare semplicemente questo Vegito. Però sti danni a colore a favore, buon mio. Saranno le due stelle, però non mi convincono troppo. Per fortuna c'è da dire che il draw sulle blast rimane forte, davvero forte, perché da una blast minimo tiri 3 carte e anche 4, 5, 6. Poi con la verde, oltre a farti pescare un'altra blast, ti dà anche il ki per continuare la combo. Quindi devo ammettere che sulla tua lunghezza delle combo ci siamo. Magari un anti-cover da qualche parte ce l'avrei messo, perché poi magari sono un po' troppo prevedibile visto che ti escono solo blast. Però vabbè, dai, ci accontentiamo. GG. Ok, siamo contro il team quarto anniversario, ormai lo conosciamo bene tutti, è spammato dall'uscita di Vegito Ultra. Mettiamo subito Buon, niente, entra la cover sulle strike, però forse sì, ci vediamo una bella special move in capoccia, e tre quarti HP gliel'ha fatti. La special mi piace, tralasciando la possibilità di fentare, che è sempre una buona aggiunta, fa davvero tanti danni. Peccato che ora però veniamo squagliati. Ve l'ho detto, è fragilissimo sto team, non morire. Bravo Kiddo. Bravo Kiddo, ci siamo. Non rischiamo. Main di Tapion, curiamoci tutti. Però sta strike è mid range. Ok. Racing Rush? Dai ragazzi. Io spero che abbiate visto anche voi il punto esclamativo. È io che provo a swipeare, ma a quanto pare ho laggato o non ha preso il comando. Comunque un Racing Rush, boh, preso dal nulla. Peccato. Ok, Tapionozzo, per questa ingiustizia vendicati e fai più danni possibili alla morte. Ok, onesti, onesti, mi sono piaciuti questi danni. Ecco, magari questo un po' di meno per fortuna. Per fortuna. Questo è anche kill. Non so se... non ho capito se aveva finito le carte oppure semplicemente mi schiccato i pugnetti, però va benissimo. Ci prendiamo una kill. Questa anche è combo garantita. Mamma mia, Kiddo scatenato. Kiddo scatenato. Abbiamo due verdi. E anche una special. Tiriamo la special direttamente, ma magari lo fintiamo. Invece no, ho messo Goku Super Saiyan 3. È andato dritto anche io. Ora tiriamo una verde e vediamo se riusciamo a concludere la partita. Vabbè, il counter ci va bene, basta che non è entrato in combo. Ok, perfetto, questo dovrebbe essere il GG, sì. Ok, ennesimo team quarto anniversario. Visto anche belle stelle. Sarà un altro game particolarmente difficile. Ok, vabbè, dai. Possiamo prenderci un counter. Non sono tutti questi danni. Questo magari però. Sì. È un pochino più rischioso. Mo' tanchiamo con Tapion, sperando che tanchi qualcosa. Sì, il nostro Tapion è il muro, the wall. L'ho anche fatto 3 più, dandogli multi-Z su multi-Z. Magari poi lo metteranno in un banner futuro, così lo porto anche a 14. Allora, mettiamo buone, tiriamo subito una verde per pescarci le blast. Qua calmi. Peccato. Peccato, peccato, ha fatto un bel PV. Allora, Racing Rush? Che facciamo? Boh, io metto Tapion per sicurezza, prima che ci squagli
un po' tutti. E niente, ragazzi, oggi a quanto pare non mi prende i comandi. C'è il punto esclamativo, non posso schivare. Ok, ora che Tapenoz è morto due volte su due per, non lo so, per il lag o per i comandi di Legend, dobbiamo clutchare una partita che si aspetta abbastanza difficile. Non ha il gauge, però poverissima. Va bene. Possiamo andare in combo in questo caso. I danni non sono proprio assurdi, però ci peschiamo blast su blast, è quello l'importante. Tiriamo la special, magari ci sta un bel feint. No. Faccio in tempo o non faccio in tempo? Proviamo. Peccato, peccato. Bravo. Questo me l'ha predetto da bene. È difficile tracciare questo game, vediamo cosa riusciamo a fare. Questo clash è fondamentale. 983, basta, di poco ma basta. E qui ci prendiamo una kill in teoria. Mettiamo un attimo Buon, abbiamo una blast, sì, belli i danni qui. Belli anche qua i danni. Addio all'endurance. Dai, un'altra blast mi serviva, non ci credo. Bastava un'altra blast. Qui prendiamo anche la combo. Allora, vediamo un attimo. Mettiamo Kiddo, per forza. Rising Rush. Dobbiamo pararlo oppure. No, non lo tankerà mai. Non lo tankerà mai, è difficile. Oh, per una volta. La dea bendata è stata dalla nostra parte. Ce l'abbiamo fatta a pararne uno e qui prendiamo anche la kill. The special move, GG. Ok, ragazzi, devo dire che a due stelle ha fatto il suo. Personaggio non incredibile, però nemmeno un bidone allucinante. Il problema principale sono le statistiche. Tocca per forza portarlo su di stelle per farlo performare bene. Infatti ho molta paura che al di fuori del tier Futured perderà un po' troppo. Ditemi voi cosa ne pensate di questo Buon, io vi saluto e ci vediamo domani con un prossimo video.